Ciao a tutti, benvenuti alla prima puntata di Chrome della tua destinazione. Io sono Alberto Congiu e in questa serie di video parleremo di quegli strumenti integrati in Chrome che ci possono dare supporto nello sviluppo delle nostre applicazioni web. In particolare non sarà una presentazione dettagliata di ogni singolo componente dei DevTools, ma più che altro una dimostrazione di come questi ci possono aiutare in un ipotetico workflow di sviluppo. Per qualunque dubbio specifico che potete avere, vi rimando quindi alla documentazione ufficiale che potete trovare sul sito di Developers di Google. Bene, vediamo innanzitutto l'applicazione su cui lavoreremo e che utilizzeremo per fare i nostri esperimenti con il Chrome DevTools. È questa qua, si chiama Shuriken ed è un piccolo giochino che funziona così. A sinistra abbiamo una sacca che contiene gli Shuriken. E se premo questo pulsante ne posso aggiungere un paio alla cintura che c'è sulla destra. Posso quindi premere il pulsante che c'è qua e lanciarli con questa fantastica animazione. Supponiamo che questa applicazione ci sia stata richiesta da un cliente e il nostro ipotetico capo ci mandi delle notifiche in cui ci dice che ci sono delle modifiche o dei controlli che dovremmo effettuare sulla nostra applicazione, perché magari c'è qualcosa che non funziona come dovrebbe. Vediamo quindi qual è il suo primo messaggio. E ci dice: Ciao Alberto, avrei un paio di richieste. Dovresti aggiungere il pulsante delle Frequently Asked Questions al menu. Dovresti fare in modo che il testo sia rosso quando ci passi sopra con il mouse. Adesso vedete, è nero. E poi dovresti rifare lo stile della cintura che effettivamente non si adatta molto al resto della pagina. Quindi, solitamente siamo abituati a lavorare con l'editor del codice sorgente da una parte e il browser dall'altra, facendo le modifiche nell'editor, magari facendo passare il codice per un processo di build e dopo un certo tempo vedere queste sul browser. Questo potrebbe non essere esattamente immediato, soprattutto nel caso in cui noi volessimo fare dei semplici prototipi. In questo caso l'ideale è proprio farli dentro il browser, dentro i developer tools. Quindi andiamo ad aprirli. Per aprirli possiamo o andare qua nel menu selezionando Tools, Developer Tools, possiamo usare la combinazione di tasti, o in questo caso, visto che dobbiamo modificare degli elementi HTML, possiamo selezionare, in questo caso, quello più vicino a dove dovremmo lavorare, cliccare col destro e fare Inspect Element. Facendo così, si aprono i Developer Tools nella pagina Elements con quell'elemento selezionato. Questa operazione ci è molto comoda nel caso in cui, per esempio, noi stiamo lavorando con un'applicazione molto grande, anche magari migliaia di elementi, e ci risparmia la fatica di andarci a cercare quell'elemento specifico all'interno dell'HTML. Quindi, come vedete qua, non solo possiamo visualizzare il codice HTML, ma possiamo anche modificarlo. Per fare questo, ci è sufficiente cliccare sull'elemento, in questo caso prendiamo il parent dell'elemento che dovremmo creare e facciamo edit as HTML. Qua questo elemento si trasforma in una casella di testo che noi possiamo modificare e nella quale possiamo aggiungere l'elemento nuovo. Clicco fuori e vedete l'elemento è stato aggiunto. Stesso discorso vale per il CSS. Qua sotto abbiamo il CSS dell'elemento selezionato in questo momento. Qua possiamo cliccare in qualunque punto e modificare il selettore attuale, però per la richiesta che abbiamo in questo momento dobbiamo fare un'operazione in più. In particolare ci è stato chiesto di modificare le proprietà che vengono applicate per lo stato hover, cioè quando c'è il mouse sopra questo elemento qua. Per modificarle possiamo utilizzare questa opzione qua, che ci permette di forzare uno stato particolare su un elemento HTML. Infatti, vedete che in questo momento il pulsante Home è come se ci fosse, come se avesse sempre il mouse sopra. Inoltre, qua sotto è apparso il relativo codice CSS che viene applicato per questo stato. Possiamo quindi modificarlo e vedere che viene applicato. Possiamo togliere lo stato forzato. E possiamo notare che questo stato viene applicato a tutti gli elementi perché veniva applicato agli elementi lì all'interno del tag nav. Ora, piccolo problema, nel momento in cui io
Refresh la pagina, queste modifiche vengono perse. Tuttavia, Chrome ci viene in soccorso in questo caso perché c'è una feature molto interessante che si chiama Workspace e ci consente di lavorare sul browser e le modifiche che noi facciamo possono venire salvate automaticamente nei rispettivi file sorgente. Per fare questo, andiamo nelle opzioni, selezioniamo Workspace. E aggiungiamo la cartella dove abbiamo la nostra applicazione, che è questa qua. Diamo il permesso a Chrome per scrivere in questa cartella. E se noi andiamo nel tab sources qua, possiamo aprire il file HTML, per esempio, e andare a inserire direttamente qua il nuovo elemento. Salvo e si riavvio. Possiamo vedere che il nuovo elemento è stato aggiunto. Stesso discorso ovviamente per il file CSS, quindi torno qua, apro il file CSS, qua posso andare a modificare il codice, qua vado a cercare direttamente la proprietà hover e posso aggiungere la mia nuova proprietà. Adesso, come vedete, ho provato a salvare e mi è apparso questo triangolino giallo qua in alto, che mi sta a indicare che il file non è ancora associato a un file nella cartella della mia applicazione. Per fare in modo che venga associato, posso cliccarci sopra col destro e fare Map to File System Resource. Qua lui mi suggerisce già a quale file corrisponde e quindi mi dice di riavviare l'inspector. Facendo così, riapro il file, posso andare di nuovo a modificarlo. In questo caso, se salvo e riavvio la pagina, anche la modifica CSS mi è stata applicata e salvata nel file sorgente. Per l'ultima modifica, sulla cintura, qua io avevo già salvato le proprietà da applicare e potete vedere che nel momento stesso in cui io tolgo il commento le proprietà mi vengono applicate, quindi abbiamo un riscontro immediato sulle modifiche che stiamo facendo. Altre cose che possiamo fare con gli elementi HTML sono ispezionare le proprietà, vedere i breakpoints del DOM, ovvero dei breakpoint che si attivano nel momento in cui ci sono delle modifiche a un determinato elemento HTML. Possiamo vedere gli event listener e inoltre, se noi selezioniamo un elemento HTML e apriamo la console, possiamo o premere su questo pulsante qua o premere il pulsante ESC. Qua, se usiamo lo speciale elemento $0, vediamo che questo è l'elemento che noi abbiamo selezionato. Abbiamo anche il $1 che era l'elemento selezionato in precedenza e così via. Così, se vogliamo fare delle operazioni JavaScript su questi elementi, possiamo farle direttamente in questo modo, senza andare a cercarli con, per esempio, document.getElementById o qualcosa di simile. Nella prossima puntata vedremo come all'interno di Chrome possiamo emulare altri dispositivi e come possiamo, per esempio, testare la responsività della nostra applicazione. Inoltre inizieremo a mettere mano al codice JavaScript, in particolare quel codice che viene eseguito in seguito a un'operazione che abbiamo effettuato sulla pagina, o detto in altri termini, gli eventi del DOM.